in un contesto ben diverso da quello delle varie interviste che abbiamo fatto in occasione appunto di questo quarto compleanno di Senza Barcode. Siamo all'aperto, è un contesto insomma abbastanza felice, soprattutto diurno, c'è del verde, e parliamo appunto con il direttore di Senza Barcode per fare un po' un consuntivo di questo evento, che insomma è stato un evento importante che abbiamo seguito. Un po' come le è sembrata la partecipazione e anche la qualità insomma degli interventi che ci sono stati. Allora, permettimi di dire che non siamo stanchi morti come quando ci siamo lasciati l'altra sera, eravamo veramente distrutti. Che ti devo dire, è stato bello, secondo me è di alta qualità i dibattiti, tutti gli ospiti molto preparati, e anche il parterre, soprattutto nel secondo dibattito, è stato coinvolto e coinvolgente. Sono uscite molte proposte interessanti, ne usciranno dei documenti che verranno rilanciati poi sia a livello amministrativo che saranno creati poi dei documenti per delle proposte insomma da rivolgere alla politica. Vediamo cosa ne uscirà. Per ora gli amministratori e coloro che hanno preso parte al dibattito erano veramente molto contenti e soddisfatti, quindi non potrebbe essere diverso anche per me. Bene, no? I video sono già in rete, insomma cerchiamo un pochino di spingerli tutti quanti, ed è chiaro che questo qua è al contempo un punto di arrivo e un punto diciamo di partenza. Insomma ci sono nuove sfide che aspettano Senza Barcode, però volevo dire una cosa, vorrei che tu dicessi una cosa per chi ancora, per i pochi che non conoscono Senza Barcode e Libre TV, diciamo bene che cos'è Senza Barcode e come si può in qualche modo contribuire. Grazie. Allora, Senza Barcode è senza omologazione, senza codice a barre, è un qualcosa con molto valore ma nessun prezzo. Nasce appunto 4 anni fa, ispirato anche da Libre TV, perché noi ci incontrammo durante un congresso, ti proposi di fare con me delle interviste, era un po' tutto creato in quel momento e sulla scorta dell'azione non violenta di Diego Sabatinelli, abbastanza vicino a questa persona, perché cosa capitava? Io scrivevo vari articoli anche per giornali che solitamente mi pubblicavano e avevo invece soffrivo di una censura non chiara, ecco, venivo censurata continuamente. Nasce così Senza Barcode, quindi senza omologazione, senza codice a barre e senza tesserino da giornalista. Io da 20 anni e più scrivo e non ho mai voluto diventare giornalista. Cos'è Senza Barcode? È una gran bella domanda. È un grande magazine, è un calderone, un pentolone dove mettiamo dentro tutte le informazioni che sono secondo noi rilevanti, interessanti, ma anche che vanno magari in contrasto con quelli che sono i nostri principi, cioè l'uguaglianza, il rispetto delle persone e dei diritti civili, proprio per creare dei dibattiti, delle proposte. Il quarto compleanno di Senza Barcode, che vi ha visto media partners importantissimi, perché avete veramente contribuito in maniera spettacolare con i video, con le interviste, riprendendo tutto il dibattito, insomma è stato veramente un contributo eccellente, di gran valore anche il materiale che avete costruito, che avete costruito. È stato come cristallizzare quello che è Senza Barcode in questi 2 giorni. C'era anche Alessandro Simonini che ha una rubrica dove si occupa di arte e spettacolo, cinema e spettacolo, e ha proposto 2 giorni di stage gratuito sulla una sorta di come diventare attori con la psicotecnica free, cioè una roba impressionante, bisogna andare a vedere sui vostri video, su quello che scrive. Allora, il sottotitolo, perché tu hai fatto questo gemellaggio in qualche modo, perché effettivamente siamo partiti insieme, il sottotitolo di Liberi TV è Liberi Spazi di Parola, il sottotitolo di Senza Barcode è Non siamo tutti uguali. Allora, Liberi Spazi di Parola è abbastanza intuitivo, Non siamo tutti uguali, spiegaci bene. Allora,
mi sono molto ispirata a Radio Radicale e al Partito Radicale e a Marco Pannella, naturalmente. E non mi piaceva Uno Vale Uno, era già stato usato e abusato. E ribadendo l'anti-omologazione, non siamo tutte quali, non siamo degli esseri timbrati con un cartellino e un prezzo. Ognuno di noi è diverso. E nel blog scrivono persone con penne diverse, con metodi diversi e con visioni diverse. Ripeto, loro, tutti quelli che scrivono, siamo più di 100 blogger, abbiamo tutti in comune la voglia di dire le cose con la verità, senza voler inculcare alle persone la nostra idea. Diciamo la nostra idea a margine dell'articolo, in fondo all'articolo, ma vogliamo riportare i fatti così come sono. Ci proviamo, sono 4 anni che andiamo avanti, tu sai bene che andare avanti 4 anni nel web con i mezzi di un'associazione, quindi rifiutando, anche se ci sono stati proposti i finanziamenti, non è facile. Lo facciamo cercando di rispettare anche le regole del web, cioè il SEO, parole chiave, insomma tutto ciò che può essere utile per l'indicizzazione. Dobbiamo essere bravi, visto che ci hanno hackerato ancora 300 pagine l'ultima volta, un mese fa, 15 giorni fa, e andiamo avanti. Bene, quindi ovviamente questo è l'invito che facciamo di andare avanti e di andare alla grande avanti. Diciamo come si può partecipare e come si può contribuire a questo grande patrimonio di parola scritta, quindi sul web, mentre su Libre TV, essendo, come dico sempre io, analfabeti, abbiamo le immagini. E devo dire subito al direttore di Senza Barcode che mi rivenderò la frase che ha appena coniato: grande valore ma senza prezzo, che è assolutamente stupenda. Sì, questa è una frase che mi disse un ragazzo che collaborava con noi quando ancora eravamo su Altervista, perché abbiamo cominciato con senzabarcode.altervista e lui mi conosce da tempo perché è un padre separato, ha vissuto con noi le battaglie per il divorzio a breve, per i padri separati, per i bambini affetti da alienazione parentale, quello che era il diritto di famiglia, la parte di cui si occupava Senza Barcode all'inizio, poi è cambiato con l'avvio di altre rubriche. E questo ragazzo mi disse: beh, Senza Barcode ha un grande valore ma non avrà mai prezzo come te, e questo mi ha fatto veramente molto piacere. Partecipare a Senza Barcode è facilissimo: info@senzabarcode.it per proporsi. Non chiediamo contributi a nessuno, chiunque può scrivere con noi, deve rispettare delle regole del web, ripeto, che oltretutto abbiamo anche un'accademia per insegnarle, quindi ci si può anche affidare a questa. Pubblichiamo i comunicati stampa di tutti, anche di quelli che molti considerano brutti e cattivi, però noi ce li mettiamo, sempre con purtroppo i tempi, perché Senza Barcode sono io e 110 persone che scrivono, però come tu sai l'impegno costante non è che lo possono mettere proprio tutti, quindi finché non stramazzo vi pubblico ogni cosa. Bene, quindi sappiamo dove trovare Senza Barcode e come poter partecipare. Insomma, contribuiamo. Sostanzialmente vi autofinanziate? Sì, assolutamente sì. Anche se i costi aumentano sempre di più, abbiamo scelto per un periodo di ospitare anche le pubblicità classiche degli AdSense. Poi anche lì ci sono stati altri problemi, altre regole del web. Ora non c'è praticamente nulla per quanto riguarda la pubblicità, se non i siti amici come Liberi TV, che ovviamente sono amici, quindi non hanno alcuna spesa. Ci sono le tessere dell'associazione, che sono praticamente tutti gli iscritti ora hanno ricevuto il regalo la tessera, come Liberi TV riceverà prestissimo la tessera di Senza Barcode. E beh, le donazioni si possono fare, nessuno dice di no. Abbiamo rifiutato il finanziamento pubblico, li ricontinueremo a rifiutare sempre, perché forse bisogna impiegarli in maniera diversa, i soldi pubblici.
Ottima scena, Bobba. E allora auguri da Libre TV, da tutto lo staff di Libre TV, e cercate di dare questo valore aggiunto al web, dove si legge un po' di tutto, e anche c'è una faziosità che un po' di tempo fa era proprio soltanto della carta stampata, purtroppo si sta diffondendo anche nel web. Grazie ancora a Sheila Bobba.